come tu mi insegni, questa qua è la sigla. Come tu mi insegni, quello lì era Mario Forget, sì, giusto? Okay. Fa. Come tu mi insegni, sta per cominciare una nuova puntata di Say What. Giro di ta, accendi la ra. Hey, Ivolu, Dizionà. Sai what, su Radio DJ. Bevo il V, spezzo il pa. Seguimi a qua, what, superstar. Vecchi in pie, diamo a sé. Vecchi ma, belli fa. C'è sai what, su Radio DJ. Mamma, guarda come mi divè. C'è sai what, su Radio DJ. Mamma, guarda come mi divè. C'è sai what, su Radio DJ. Mamma, guarda come mi divè. Yeah, what's up, people? Live dallo studio blu di Via Massena, Milano, Say What One Gang Show. Ciao a tutti, sono Wad. 4 minuti dopo le 9 con me c'è Simo Pale Hype, c'è anche Jennifer Engelman e c'è Eddie Costella, perché siamo anche in live su YouTube, perché tra un po' vengono a trovarmi degli ospiti incredible. Categoria incredible, yeah. Perché sono, se vuoi, la risposta di YouTube e dei più importanti youtuber italiani a quell'immaginario di Cine Panettone che è quello di Massimo Boldi e Christian De Sica, che qualche giorno erano qua, e c'è il Pancio, Enzuccio, Amedeo Preziosi e tutta la loro gang che tra un po' vengono a presentarci Natale a Roccaraso, yeah. Che è un film Rai uscito oggi sul canale YouTube. Dopo vi racconto tutto, intanto people, ciao! Sono giornate molto intense qui nel building di Radio DJ. Yes. È tutto un continuo di una cosa che continua. And now stop! Perché inizia Say What e quindi collezioniamo anche tutte le candidature, come sempre, per il premio Instagram, quel momento di Say What in cui vi regaliamo dei followers se avete un profilo Instagram interessante. Ce lo segnalate con anche il vostro nome, la vostra età e il posto in cui vivete al 347-342-5220 diretta@dj.it. Ne pigliamo uno e gli regaliamo followers. Yeah. Now DJ, please drop the bass. È Natale, eh? Yes. Manca poco al Natale, ladies and gentlemen. È giovedì 20 dicembre 2018, inizia una nuova puntata di Say What. It's fucking Treyway, King New York, looking for the queen. You got the right one. Let these big bitches know, nigga. Siamo già live? Ti risposero positivamente, ok? Yeah, grandissimo. Qua è giorno e ci sono le telecamere in giro. Grandissimo. Qua è giorno. Gesù è la nostra preda. Va bene. No. Cazzo, aveva già 300.000 views il film, eh? Bene, no? L'obiettivo cos'è? Tutto. Sì, ah, beh, certo. A che ora, Wad? Adesso? Come a che ora? Online? Siamo tra live, ragazzi, su Radio DJ. Fate swipe up. Siamo già live. Vabbè, ma lì io intendo il radio. Su YouTube, sì, adesso siamo già in diretta. 1, 2, 3 e 4. Ciao, camere. Ciao, su YouTube, fate swipe up al nostro video. Sì. È caldo, stiamo messi così. Cos'hai? Cioè, non stai male. Allora, partiamo dal fatto che qualche giorno fa Massimo Boldi e Christian De Sica erano qui a presentare il film nuovo, no? E quindi voi siete la risposta. Chi sono? Esatto. No, okay. Ma le cuffie ci sono per tutti e tre? Sì, sì. Ah, perfetto. Questi diventiamo quando siamo in diretta, no? Quando siamo in radio. Quando ce le togliamo possiamo siamo... far finta anche adesso. Sì, esatto. Fa più scena. Esatto. Quanto manca? 1:50. Andiamo, dai. 1:50. Vi iscrivilo. E non va, cazzo. Oggi cassa voglio anche per rispetto. Per rispetto. No, come parte subito. Sì. Cioè noi... Buonasera. Oggi è cassa, voglio. Nicky.
con 6ix9ine su Radio DJ, 8 minuti dopo le 9. Ladies and gentlemen, please welcome al Pancio e Insuccio Amedeo Preziosi. Oggi è cassa, Wario! eccolo. Subito no, perché così. Io vi ho annunciato prima come la risposta di YouTube e degli YouTuber italiani a, appunto, al cinepanettone Massimo Boldi, Christian De Sica. Ha detto una cosa sbagliata? Chi? No, sono gran colleghi. Tra l'altro, tu come l'avevi definito? Se loro fanno il cinepanettone, noi abbiamo fatto il cinepandoro. Ma in realtà poi YouTube viene vista tante volte. Cioè, in realtà è una piattaforma, no? Come c'è la radio, certo. Come c'è la televisione. Non è che chi fa televisione tutti sono televisivi. Cioè il conduttore, la velina. No, adesso l'aggettivo è definire YouTube, ma in realtà uno è un comico, l'altro è uno che fa vlogging, l'altro è uno che fa Però la reaction. Piattaforma è YouTube. È no? YouTube. Che tra l'altro ha cominciato da un po' di tempo a pubblicare anche contenuti esclusivi, come tipo Netflix, sulla falsa riga di Netflix. Ho visto una serie. E voi siete anche un po' esclusivi, cioè voi siete esclusivi da sempre. Cioè, quanti milioni di followers fate tutti e tre assieme? Troppi. Adesso? Non si possono contare. Fate un calcolo. Preziosi? Io, ma Instagram, facciamo Instagram. Instagram 1 e 3. Però sono forte su YouTube io, 1 e 9. Quasi 2. E WhatsApp. Io 38.000 su Instagram. Su Paint. No, anche su Instagram. Sì, 22.000 diciamo, tutti comprati. Diciamo che ci sono un 3 milioni di followers e passa solo su Instagram in questo corner. Se c'era Facebook, se c'era. Mamma se c'era. Mia. Il film avete deciso di pubblicarlo sul canale YouTube della Rai. Sì, perché c'era più iscritti. Che c'è. No. Ed è dura 30 minuti, mezz'ora. Esatto, sì. Se volessimo raccontarlo, per esempio, a mia zia, no? Che può essere fan, magari, del cinepanettone, quello di De Sica e Boldi. Noi puntavamo proprio a tua zia. Ecco, allora poi ti passo il numero di mia zia. Però raccontiamole un po' la trama, per esempio. Anche se, insomma, secondo me. Tu che sei bravo a parlare, vai. Io non la so. La trama è praticamente due poveri cugini. Sì, che non possiamo mettere una canzone un po' emozionante? Vediamo, forse c'è un mood. Sì, ma si vede la La faccia emozionante c'è. Vai, vediamo la trama di Natale a Roccaraso. Già il titolo è incredibile, lo trovate su YouTube, sul canale YouTube della Rai. La trama ve la dà il Pancio Amedeo Preziosi ed Insuccio. Vai. Appoggiami però, Andrea. Allora, c'era una volta davanti a tutti, così Enzo. Vabbè, sta anche le telecamere. C'era una volta il Pancio e Insuccio, due cugini. Sì. Disgraziati, con due mogli. Okay. Diciamo così. Okay. E cosa succede? Praticamente un giorno ricevono una chiamata. Sì. Di andare, per andare dove? Andare lo faccio io, che sennò veramente no. Tu hai detto la trama, la sto raccontando. Ereditiamo questo un hotel che sembra bello, ma poi scoprirete che non lo è, e noi cercheremo di fare di tutto per migliorarlo. Ok. Questo hotel è gestito dal qui presente Amedeo Preziosi. Amedeo Preziosi. Tu veramente sei anche Herbert Ballerina. Due siamo. Certo. Herbert, e poi che soprattutto fa... ci sono tantissimi youtuber e web star, anche ovviamente donne immancabili nel cinepanettone cinepandoro. Donne, noi Ludovica Pagani, Roberta Carluccio, che dobbiamo salutare Roberta Carluccio perché aveva detto salutatemi. Allora la salutiamo. Ciao, e poi Robby. C'è la Vignali, c'è Clementino. Fermiamoci su Clementino, perché Clementino è ospite in questa hit di un amico che si chiama Achille Lauro con Boss Doms, e fa tipo il pizzaiolo ovviamente nel vostro film. Giusto? No, cosa fa? Film. Tipo il ristorante. Barista. Eccolo qua con Achille Lauro. L'hai studiata bene, Clementine. Ecco. Questo è un placement. È un placement. Oggi è cassa, voglio. È raffreddato. Ma scusa, ma la cosa del partito del piccione non la state più facendo o continua? No, adesso l'abbiamo stoppata. Ok. Era figo il partito del piccione. Sì. Mamma mia. Queste sono le domande offline per YouTube. Tu spoilerare qualcosa. Ma il bello nelle cose, non spoilerare. Cioè... Quindi c'è il piccione continua. Ma magari chissà come. Piccione, cioè, piccione non finirà mai. Non piccione per sé. In realtà abbiamo perso le elezioni. Perché sono preso... gli altri, sai. Certo. Sei rimasti un po' male. Sì, vabbè, ma fra un po' ci saranno le elezioni. Poi sono le europee, quindi ci vuole il piccione. Andiamo, vai, poi. Ma... chissà. Addirittura le europee. Il partito del piccione. Che mia nonna mi ha fatto da mangiare proprio male. Ma cos'hai? Mi ha mangiato la pasta con ragù. Vabbè, a luna, che l'hai mangiata a mezzogiorno. Infatti, sono le 9. Assai, Hai mangiato assai? No, a luna no, l'avrò mangiata alle 2:30. Dopo il film.
vabbè. Un'uscita. Ma abbiamo detto che c'è Natale a Roccaraggio? No, no, secondo me no. No, dobbiamo dirlo tantissime volte. In che senso? Facciamo un'intervista a Wad. No, io faccio l'intervista a voi, ragazzi, perché allora, siete un po' di siga. No, sempre, sempre. Oggi pomeriggio abbiamo fatto una diretta anche. Max, come sta? Bene. E beh, noi ce le palleggiamo lì, una volta io, una volta lui. Ho visto, bella anche quella roba. Ma poi scusa, ma Magalli, per esempio, l'avete preso, diciamo, non è a Roccaraso la scena con Magalli? Cioè... No, è fatta in post-produzione a Roma. Ok. Che un po' si capisce, diciamo, però magari è volutamente certo. Lo-fi. Certo. Ma cosa? Cioè tu l'hai visto nel film? Io l'ho visto nel film. La cosa hai capito? Non lo so. O colleghi il fatto che, figurati se Magalli viene a Roccaraso a farsi... Sì, no, sembra tipo... Lo devi andare, Andre. Dentro la live. Vabbè, ma fai dopo, dai. Ah, ok, con un green screen. Anch'io. No, dopo, dai. Ok. Bomba. Ma tu sei se no faccio io te. Sì. Sono ancora qua in radio. No. Tu non ci sei. Io venivo sempre al mare da quelle parti. Castelletta tipo... Marina. Castelletta tantissimo. Oh, Altamura. Hai capito cos'è Altamura? Il pane Altamura. È più buono, dico. A prescindere, ma sai, Troy? Altamura. Tra l'altro, amici miei, quelli là, Isma, tutti quelli. Veramente, io loro non li ho mai conosciuti. Loro erano avanti a tutto. Sì, ma poi lo facevano proprio bene. Minchia, bravissimi. Ma a volte cosa? Sembra che veramente. Non so cosa sia. Amo. Achille Lauro, Boss Doms, Clementino, Rocco Hunt. Yeah. Clementino è uno dei protagonisti di Natale a Roccaraso. All'interno c'è anche, sempre per incuriosire mia zia, c'è anche Paolo Fox. Zia, Paolo Fox è quello dell'oroscopo, giusto? Esatto. L'avete coinvolto così, a caso? Vabbè, no, dai, ci voleva un personaggio del genere. Sì, ma poi noi abbiamo voluto provare a fare una roba che abbracciasse un pochino tutti i target, no? Quindi sì. Anche Magalli, Paolo Fox, Enzo Vabbè. Salvi si rivolgono. C'è anche target. Giancarlo Magalli, se puoi dirlo a mia esatto. Zia, che è molto fan. Quindi, ma se ci dai il numero di statua zia, possiamo provare. È giovane. No, diciamo che è over. Però categoria... Sei single, non è sposato, lo zio. Non lo so, stavo e, zio. Poi, e poi chi c'è? C'è anche Clemente Russo, per esempio. Cioè, avete fatto un cast molto importante per questo film che... Ma in realtà, cioè, il cast non l'abbiamo fatto noi. Cioè, Natale a Roccaraso nasce sì. 60 giorni fa, quando noi abbiamo visto che uscivano dei vari film di Natale, a noi non ci aveva inculato nessuno. Okay. Decidiamo di fare questa mossa, sì. Ok? E lo decidiamo con i nostri iscritti sui nostri canali e facciamo scegliere a loro. Quindi diciamo che Natale a Roccaraso... Avete fatto scegliere il cast ai vostri fan. Followers? Sì. Cioè, non c'è uno che ha detto chiama Wad, quello stronzo del no, ci hanno proprio scritto per dire non lui. Chiama, ah, ok, tutti tranne lui. E quindi loro hanno scelto e voi avete coinvolto tutti quanti. Esatto, ma anche la trama. Cioè, noi in realtà Natale a Roccaraso, cioè, più che un film, è un esperimento sociale che dura da 60 giorni ormai. Sì. Ok. E che ha la sua conclusione con questo cortometraggio, lungometraggio. Sì, noi abbiamo chiamato film anche perché per noi... Su YouTube è un film, una roba del genere. Eh beh, certo, mezz'ora abbondante di trama, poi anche. Esatto. E io vorrei conoscere la zia di. Da cosa c'entra? No, vabbè, alla fine l'abbiamo girato in quanto? In 30 giorni? No, 30 giorni. 5 giorni a 5 giorni? Ma tu stai ma che ne so io? 5 però... giorni sei stato a Roccaraso. È mezz'ora abbiamo fatto in 5 giorni. Cioè, sì. Avevo detto. È un'impresa assurda, comunque. Però questa cosa è chiave, che è, diciamo, è un'informazione chiave per chi vuole fare il cinema nella vita. E cioè, voi avete fatto un film, perché poi è un vero e proprio film con una trama, un montaggio fatto a film, quindi non nel linguaggio di YouTube. E l'avete fatto l'avete girato in 5 giorni con tutti questi guest e poi pubblicato poco dopo, quindi diciamo dall'inizio alla fine, start to end, quanto è durato 60. Tutto? 60 giorni. Poi ti dico, un film ce ne sono di vari tipi, cioè questo è un film che non è che noi pretendevamo di fare La vita è bella, cioè un film semplice, ci sono invece... dei film più impegnati, no, ci sono le parti con Fumagalli che sono La vita veramente è bella. Profonde, sì, sono profondissime, però comunque diciamo che stiamo citando tutti i personaggi che
su YouTube e online sono famosissimi, star, Compreziosi, che è venuto di recente anche già a trovarmi con gli altri due soci. Abbiamo già parlato di questo, cioè c'è un immaginario che è quello di YouTube, degli YouTuber, delle web star come voi, che è molto famoso in un mondo e sconosciuto in un altro mondo, no? Ma perché quando quelli lì che vogliono conoscerci arrivano su Facebook, noi scappiamo e andiamo su YouTube. Ah, quindi vi fate inseguire? Sì, 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 ci facciamo inseguire. Questa cosa. Ladies and Gentlemen, il Pancio, Amedeo Preziosi, Enzuccio qui con me. Ora mettiamo una canzone alla radio, ma visto che siamo live anche sul canale YouTube di Radio DJ, durante la canzone vi do un cruciverba che abbiamo preparato per voi. Si chiama crucine panettone. Ci penso io, Andre. Quindi preparatevi. Metto le mani addosso. Adesso viene fuori la parte pugliese di te. No stylist, French Montana su Radio DJ. E cazzo voglio! Vai ragazzi, dovete farlo in... c'è loro due che sono bravi. Dai, mi piace un po'. No, non ho capito. Non c'è la pena, sono tutte domande su cine, panettoni, eccetera. Vabbè, al massimo la faccio in diretta, guarda io. Certo. Allora. Ah, che figo. Ah, ma tu che sai scrivere, l'unico, vai. Penso io. Bravo, Ame. Aspetta, Vai, Enzo, vieni qua. Allora, Carlo ed Enrico sono considerati i padri del genere. No, da uno devi partire. Vabbè, facile, quello è facilissimo. Panzina. Verticale, uno. Neologismo Treccani. Treccani, una grandissima enciclopedia, però questo qua del 2008. Io te la farò pagare questa. Perché neologismo Treccani? Vieni qua. No, del 2008. So già le risposte. Franco. Io faccio le storie. Poi Nicola di Bari, Vabbè, ma questa raga, non ho capito niente. La famosa panettone. Ci mettono le like e andrà pancione. Tra la muzzicona e cozza. Vabbè, io so solo il 3, scusa. Posso andare in bagno? Natale a Roccaraso. Vuoi che ti accompagni, Andrea? No. Aiutami, Enzo. Dai, non mi ha scritto. Scusami, tu stai parlando con uno che c'ha la prima superiore, no? Ok, il neologismo Treccani del 2008. Che cazzi è? Io non so neanche cos'è Treccani. Vedi su Wikipedia, internet. Treccani. Raga, è molto facile perché è il cine. Cinepa. Panettone. Esatto, è il cine panettone. Sì, il cine panettone. Con la prima superiore vai ovunque. Qua. Cine. Qua? Sì, cine. Io non so scrivere. Non fa niente. Cine pa. Ne. T. T. O. Ne. Quale ho? Ci sta. Quale ho? Pensavo che avanzava qualche lettera. Due, la famosa. Crasi tra buzzicone e cozza. Taranto. Ma che lingua è? Taranto. Perché Taranto? Fai questo, scusa. Ci hai detto Raikon Andrea Pancino. Il nostro, Natale a Roccaraso. Conta che io sono discalculico. Vai, Natale 6. Natale a Roccaraso. Roccaraso. Ah, ok, ma dove è andato il Pancio? In bagno. Ah, non ce la fa? Vabbè, lo faccio io il Pancio. Com'è? Allora, Enzo. Vabbè, se non arriva lo faccio io. Natale a Roccaraso. E ora abbiamo fatti due. La festa. La festa. Aspetta. Finché segna il ritorno del Stylist French Montana con Drake. Abbiamo perso uno dei tre ospiti, cioè il Pancio. È rimasto soltanto Amedeo Preziosi. Sono qua, com'è? Esatto. Andre. Beh, se volessi fare l'imitazione del Pancio, compà, dovrebbe essere la prima. Sì, compà. Piacere, Andrea Vangelore. Allora, vi abbiamo dato un cruciverba, anche un crucicine panettone, dove al centro c'è l'immaginario del cine panettone che voi avete prodotto per YouTube ed è sul canale YouTube della Rai. Però vi vedo un po'. Sì, non è che abbiamo scritto molto. Cosa manca? Allora, sono 8, ne abbiamo fatti 2. Chiediamo buono. Aiuto agli ascoltatori, vai. Siamo vai. A buon punto. Allora. Sì. Cosa manca? Da cosa parto? Il 5. Il primo cine panettone uscito a fine anni, forse 90. Sai, 90. Fine prime... anni o. Oh. 80. Dov'è il 5? Qua. Il 5 verticale. Poi chiediamo aiuto anche agli ascoltatori al 347-342-5220. Siete voi protagonisti di Natale a Roccaraso, quindi proviamo a vedere cosa manca. Vai. Allora, aspetta che ne abbiamo trovate due lettere. Andrea, vieni qua al Pancio. Ho fatto finta di niente. Abbiamo trovato due lettere del 7. Il primo cinepanettone.
Cos'è? 7? Sei anni 80, cos'è? Prima c'è nel panettone, è chiaramente la zia di Wad. No, vacanze di Natale. Vacanze di Natale. Davvero? Se, perché devo scrivere io? Perché sei tu quello che... Cosa tu dici, se noi facciamo questa roba qua dovevamo studiare prima. Io so che voi avete studiato e state recitando la parte di chi non ha studiato. Lo so perché siete attori, no? Devo tornare in bagno. Abbiamo un sacco di... Guarda, la 4 che è corta. La 4 la faccio io. Vai, leggi, Andre. Carlo ed Enrico sono considerati i padri del genere. Vanzina. Yeah, vanzina. Dopo questa vado, perché veramente... Cos'è che hai detto? Sempre che andate in bagno. Se leggi la numero 4 sarà dalle sue aide. Van che? Vanzina, vanzina. Altro, tra le risate più belle della mia infanzia. Vanzina, certo. Cioè, sono loro che hanno ispirato, immagino, il vostro adesso film. Cosa facciamo? Fanno un altro, dai, preziosi, via. Facciamo la 9 che è lunga. Questa tocca a voi, però. Allora, no, la 9 non esiste. Segna il ritorno dello del sodalizio. È quello che ho del sodalizio. Amici come prima. Ah, bravissimo. Oh, ma tutte le sapete, amici. Le sa tutte. Amici come prima. Costa una fortuna. Amici da me. Esatto. Ok. Io direi che il cruciverba facciamo così perché dobbiamo salutarci. Il cruciverba ve lo regaliamo. Grazie. Grazie. Ci mancava. Voi avete regalato. Ci voleva anche. Sì, sì, ma anche io ho fatto un regalo. Poi quando vai a vedere. Un bagno. Poi lo vediamo. No, no. Scarico, allora poi per quanto riguarda chi vi segue su YouTube e sui social, il film è sul canale della Rai, si chiama Natalia Roccaraso, all'interno miliardi di followers, ovviamente il Pancio, ovviamente Matteo Preziosi, Enzuccio, ma anche Clemente Russo, Clementino, Ludovica Pagani, Roberta Carluccio, Valentina Vignali, Giancarlo Magali, Paolo Fox, tua zia, mia zia non ancora, però lo vedrà. Facciamo che però ci tenga a dire una roba, che è tutto pagato questo film da Rai Pubblicità. Sì. Okay. Quindi è un esperimento veramente innovativo. Ok. E quindi non è sulle tasche degli italiani. Ci tenevo a dire. Perfetto, quello, dovesse esserci l'edizione 2, due protagonisti in più. Io e mia zia. Giusto. E sul secondo non abbiamo dubbi. Ciao al Pancio, Amedeo Preziosi e Enzuccio. Ciao ragazzi, state ciao bene. Valeo, ciao, 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 ciao. Oh yeah! Taki taki girl, taki taki boy. Boom. Báilame como si fuera la última vez.